tutti, sono Matteo, sono un producer, tento di fare questo mestiere da un po' di tempo. In un'epoca in cui i generi sono tutti contaminati, questo aspetto qua va da sé che si cerca di captare l'essenza del brano, l'essenza del cantante, della cantante, dell'artista, diciamo, in primo luogo. Cerco sempre di farmi raccontare dagli artisti la storia prima di se stessi e poi dei brani che mi portano da produrre, per cercare di descrivere questo stato d'animo usando la giusta combinazione di timbri, di ritmiche, di melodie. Ovviamente per fare questo bisogna cercare di essere più aperti possibile. Ciò nonostante, ci sono delle pietre miliari della storia della musica che comunque mi hanno sempre un po' ispirato. Facciamo il caso in cui magari l'artista mi arriva con la struttura e la melodia già scritte. Avere l'intuizione ritmica efficace, capire che in quel momento lì bisogna descrivere un certo sentimento, un certo mood, e quindi scegliere il timbro giusto e poi armonizzare e andare avanti, diciamo, con l'arrangiamento di pari passo. Quindi è una fase di iniziare di studio per capire e grosso modo focalizzare la direzione da seguire. Il brano, diciamo, in quella fase lì comincia a prendere una forma che poi diventa anche la forma definitiva. Però su questo non c'è una regola. Potrei partire da un'idea ritmica, ma potrei partire prima dalla timbrica giusta, oppure mi invento uno stacco, mi invento una sezione, e ci sono degli elementi melodici, ritmici, che poi magari vengono ripresi anche, cioè, a ritroso. Potrei partire anche dalla fine. Laura l'ho conosciuta proprio quando avevo iniziato a lavorare al progetto Crea Musica. Non la conoscevo prima. Prima impressione è che sei una persona solare, guarda caso il brano ha un richiamo costante ai girasoli. Poi lei mi raccontava essere una parte importante anche della sua zona di origine, che è Ravenna. Quindi con lei è stato bello lavorare, perché è una persona molto molto aperta, molto aperta, e lo si capisce dal primo momento. E poi è stato abbastanza facile portare a casa l'arrangiamento, perché ho dato priorità agli strumenti suonati come base, quindi batteria, basso, chitarre, volevo che fossero suonati non da un computer, diciamo. Ho preparato anche un arrangiamento di archi, che magari in un futuro sarebbe figo sentire da un'orchestra vera. Dopodiché, diciamo, in un secondo step ci sarebbe stato un'aggiunta di qualche colore più elettronico, e alla fine non è stato più necessario. Il brano è genuino, è naturale, se vogliamo, acusticamente parlando, come lo è lei. Quindi ho cercato di seguire questo filo logico. Ai posteri l'ardua sentenza.